Allora, anzitutto buonasera a tutti. La nostra partita sapevamo che era molto difficile perché il Napoli è il favorito in questo gruppo, ha cominciato bene e noi con il grinta, con il cuore, volevamo portare qualche punto e il Napoli ha dimostrato di vincere, però anche per noi che potevamo vincere contro loro. Dopo il rigore, come hai detto tu, è stato un cambiamento mentale secondo me per il Napoli e là abbiamo sfruttato noi e il secondo tempo abbiamo portato questi molto importanti 3 punti. Guarda, tu sai, con il Napoli siamo usciti con 12 punti, allora tutto può succedere. Io sinceramente guardo solo per la mia squadra, come ho fatto sempre, la prossima sarà di nuovo in Napoli. Questo gruppo non è semplice, per cui ancora per tutte le squadre ci sono le strade aperte. Sento veramente i giocatori come è difficile al momento, però posso dire che Napoli deve sempre dimostrare come hanno fatto il primo tempo, giocare con la voglia di vincere. E niente, c'è un'altra partita a fine settimana, devono dimostrare di vincere quella e poi si può ripartire. È decisiva a questo punto la sfida di Istanbul, secondo te? Assolutamente no, perché c'è anche Benfica che ci aspetta dopo Dinamo. Dipende sempre partita per partita, per cui ogni partita dobbiamo dimostrare per prendere tanti punti possibili. Per me noi scendiamo 11 contro 11 e poi il resto non posso dire nulla perché si gioca a calcio. Per questo buona serata.